Ben ritrovati a tutti, amici e amiche carissime, per un nuovo avvincente incontro sull'Antico Testamento, incontro biblico, e che oggi ci vedrà conoscere una delle eroine dell'Antico Testamento. Ci sarà Giuditta e ci sarà Ester prima di passare al ciclo di Maccabei. Con le loro storie veramente straordinariamente avvincenti. Penso che in molti sappiano che entrambe sono figure di Maria Santissima. Vedremo proprio nel libro di Giuditta alcune espressioni di lode rivolte a questa grande donna. Sono poi confluite in inni celebri, inni mariani, no? Per esempio il tota pulchra, tu sei la gloria di Gerusalemme, tu la letizia di Israele, tu l'onore del nostro popolo, sono le parole di lode che verranno rivolte a Giuditta. Vedremo poi da chi, dopo aver ucciso il grande nemico di Israele, il grande condottiero, luogotenente di Nabucodonosor, Oloferne. Sappiamo bene quanto l'episodio, la saga di Giuditta abbia ispirato soprattutto l'arte, quindi sono tantissime bellissime rappresentazioni di Giuditta con il capo tagliato, che taglia il capo che taglia la testa di Oloferne, sia nella pittura che nella scultura. Ora, come già abbiamo visto per Tobia, e proprio oggi stavo mentre preparavo questo incontro, dico: ma questo non può essere casuale. E vedremo che anche per quanto riguarda Giuditta non abbiamo purtroppo il testo originale, che non era in aramaico come per Tobia, ma era in ebraico, ma purtroppo il testo originale è andato perduto. E per cui la versione che ci è arrivata è la versione greca, quindi non l'originale ebraico. Come sempre, allora, diciamo che l'ambientazione si trova è al momento in cui Israele torna in patria dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme. E ci sono nel testo, amici miei cari, questo ha veramente poi scatenato tutta quanta la critica storica in maniera ancora più sensibile che rispetto ad altri autori. Per esempio, il grande nemico di Israele viene definito Nabucodonosor, re di Assiria, ma Nabucodonosor, come è noto, in realtà era un re babilonese, e poi l'impero dell'Assiria era già terminato dopo il rientro di Israele dalla cattività del Tempio. Ci sono poi altre circostanze particolari per cui non vi dico la critica storica come ha di fatto vanificato anche questo testo, relegandolo fondamentalmente ad una leggenda che ha certamente uno scopo parenetico perché intende celebrare le lodi di una grande donna eroica e punto, no? Io non nego che queste difficoltà ci siano, perché ci sono, però faccio comunque difficoltà ad aderire a posizioni di questo genere, preferendo pensare che ci possano essere state qualche incongruenza, dipendente soprattutto dal fatto che è proprio stato smarrito il testo originale. Ecco, quindi per cui per me è sempre preferibile non bypassare il senso storico dei testi. Questo non è stato mai fatto durante tutta la storia della tradizione della Chiesa. È vero che non c'erano allora gli studi scientifici, come li chiamano oggi, della Sacra Scrittura. Però personalmente io questo lo dico, non voglio imporre niente a nessuno, ma la mia coscienza fa fatica a
aderire a queste posizioni, per quanto possano sembrare ad un'analisi, come dire, razionale, chiamiamola così, verosimili. Ecco. Detto questo, ambientiamo un pochino la storia. Quindi c'è questo re che scatena una campagna di guerra affidata al generale Onoferne contro tutte le popolazioni del Medio Oriente, oltre che contro i Medi. Per abbattere Israele, avendo saputo che c'era questo grande Dio a difendere, che era pericoloso mettersi contro di loro, anziché scendere in uno scontro frontale diretto, li mette in stato di assedio e gli impedisce l'accesso alle fonti di acqua, in modo tale che Israele si ritrova a un certo punto completamente stremato. Tutti volevano arrendersi. A un certo punto Ozia, il loro capo, questa è la prima parte perché Giuditta compare soltanto, come vedremo, nel capitolo 8, e tutti stremati, ma a un certo punto Ozia convince, dice resistiamo per altri 5 giorni, e qui entra, scende in campo Giuditta, una ricca vedova, era stata moglie di Manasse, bella, ancora giovane e di indiscussa virtù. Giuditta si offre ed escogita un piano che non rivela, quindi chiede soltanto fiducia agli israeliti per andare a distruggere il nemico di Israele. E lo mette in atto. E la seconda parte del libro di Giuditta è tutta quanta la storia di come Giuditta riesce ad accattivarsi Oloferne, riesce a sedurlo senza però peccare con lui. E nel momento in cui ad un banchetto Oloferne si ubriaca e tutti quanti li avevano lasciati soli perché Oloferne stesso aveva dichiarato che voleva, insomma, intrattenersi in intimità con Giuditta, cosa che non accadde, gli ruba la sua scimitarra e con 2 colpi gli taglia la testa. Portata la testa poi al campo di Israele, Israele evidentemente prende vigore, invece i nemici, quando si accorgono che Oloferne era stato ucciso da una donna, vanno in tilt, vanno in crisi, e quindi, come Giuditta aveva preannunciato, possono essere sterminati dagli israeliti. Il libro si conclude con una lode degli israeliti, dei capi israeliti a Giuditta, con il cantico di lode bellissimo di Giuditta, e poi con la morte di Giuditta, avvenuta ad età molto avanzata, 105 anni, dopo ricche appunto di imprese, e con la nota che durante tutto il tempo in cui Giuditta fu viva e anche per qualche tempo dopo, nessuno più osò disturbare e dare fastidio agli israeliti. Questa è la storia. Insomma, i capi, andando a vedere un pochino i dettagli, prima di andare a parlare di lettura, i primi 3 capitoli mostrano Nabucodonosor e Oloferne, quindi tutta la storia di questa organizzazione, di questa spietata campagna militare da parte di Nabucodonosor, che era venerato come dio sulla terra da Oloferne, che si pensava di essere appunto dio sulla terra. Già qui si comincia a comprendere un po' la valenza allegorica, no? Ecco. Nel capitolo 4 compare la preoccupazione e la preghiera e la penitenza degli israeliti. Poi vedremo comparire questo personaggio che è Alchior, che avverte gli Assiri, chiamiamoli così, della pericolosità del popolo di Israele per la potenza del suo Dio. Avvertimento che Oloferne respinge e addirittura consegnerà Alchior agli ebrei, con la promessa che quando avrebbe distrutto gli ebrei avrebbe distrutto anche lui. Dopodiché comincia appunto nel capitolo 7 l'assedio di Betulia, che era la città dove l'esercito israelita stava asserragliato,
ed il discorso appunto di Ozia, che invita a resistere per questi altri famosi 5 giorni, come detto nell'introduzione generale. Nel capitolo 8, come accennato, compare Giuditta. C'è una breve presentazione, il discorso che Giuditta fa agli anziani di Israele, la preghiera di Giuditta, che è un parallelo di Genesi 34, la partenza di Giuditta verso il campo di Oroferne con la sua ancella, capitolo 10, l'incontro tra Giuditta e Oroferne, capitoli 10 e 11, la seconda parte del capitolo 11, l'esecuzione del piano da parte di Giuditta, il famoso banchetto e l'uccisione, dopo il banchetto con Oloferno ubriaco, di Oloferne. Il ritorno a Betulia, l'elogio di Ozia a Giuditta e poi la vittoria degli Israeliti, quindi gli Israeliti che, forti della morte del capo militare, sterminano gli Assiri. Il ringraziamento di Giuditta, il ritorno poi glorioso a Gerusalemme e la vecchiaia e la morte di Giuditta. Questo è questo libretto che andremo a vedere. Adesso andiamo con la lettura dei brani salienti ed il commento. Ora, Giuditta, penso che tutti quanti sappiate, è una figura chiarissima di Maria Santissima. Per il coraggio e la fortezza e per la sua capacità di debellare l'incubo di Israele, l'immagine della superbia e dell'arroganza. Sia Oloferne che Nabucodonosor sono, in una chiaramente lettura allegorica, entrambi figure del diavolo. E il fatto che Giuditta taglia la testa ad Oloferne, libera gli israeliti dall'oppressione di Nabucodonosor, è esattamente la descrizione della funzione che la Madonna ha sempre svolto e svolgerà anche adesso in favore del santo popolo di Dio. Detto subito in termini un po' chiari, noi non possiamo vincere, purtroppo, contro il demonio. La Madonna sì. Non è certamente un caso che i tempi sciagurati che stiamo vivendo sono però, grazie a Dio, benedetti dalla promessa del trionfo del cuore immacolato di Maria. Perché per essere liberati da questa cappa infernale in cui stiamo avvinti, ci deve mettere le mani la Madonna e schiacciare e distruggere l'arroganza e la superbia, adesso veramente senza limiti, da parte di colui, nemico di Dio e dei figli di Dio, ha conquistato praticamente tutto, non c'è quasi più niente da conquistare, e in questo momento si pensa di essere il padrone del mondo e sta cercando di dare le spallate definitive, ecco, alla Chiesa, alla Santa Chiesa, nell'illusione di distruggerla. Ma come ben sappiamo non ci riuscirà. In questa prospettiva andiamo poi a leggere il racconto storico e qualche altro commento lo faremo cammino facendo, no? Ah, vedete, leggiamo, adesso cambio, solo un istante che cambio, ecco, così metto il testo biblico condiviso così possiamo seguire meglio. Allora, i primi 3 capitoli sono un'ambientazione storica. Quindi leggerò soltanto qualcosa per non appesantire troppo e per arrivare un po' ai pezzi un po' più salienti, no? Quindi, l'anno dodicesimo del regno di Nabucodonosor, che era re degli Assiri della grande città di Ninive. Ecco, la prima cosa è quest'Arfaxande che regna sui Medi ad Ecbatana e che è il primo ad essere sterminato da Nabucodonosor e dal suo esercito. E di questo si parla nel capitolo 1, quindi della capitolazione di Arfaxand e dei Medi. Nel capitolo 2 si vede che Nabucodonosor raduna i ministri dignitari e decidono di sterminare, versetto 3, tutti quelli che non si erano allineati con l'ordine da lui emanato.
l'ordine da lui emanato, che si vede lo possiamo vedere nei versetti seguenti. Quando è finita la consultazione, Nabucodonosor, re degli Assiri, chiamò Oloferne, generale supremo del suo esercito, che teneva il secondo posto dopo lui, e gli disse: "Questo, dice il grande re, il signore di tutta la terra." Vedete come Nabucodonosor è figura del diavolo, il principe di questo mondo, lo chiama Gesù nel Vangelo, no? "Ecco, partirò dalla mia presenza, tu prenderai con te uomini di indiscusso valore, 100.000 fanti, e un contingente di 12.000 cavalli con cavalieri, quindi marcerai contro tutti i paesi di Occidente, perché quella regione hanno disobbedito al mio comando." Il comando era chiaramente di adorarlo come un dio, no? Questo è sempre lo stesso cliché. "Tu dunque va, occupa bene tutto il paese, e quando saranno resi a te, ti darai a mia disposizione, eccetera, eccetera." Qui c'è tutto quanto il programma di quello che deve essere compiuto. Partono da Ninive e si dirigono per questo scatenamento di guerra generalizzata. Nel versetto 28, dato che questo dovunque passava, saccheggiava, sterminava, devastava campagne, passava a fil di spada tutti i giovani, la paura e il terrore di lui si diffusero fra tutti gli abitanti della terra, quelli che si trovavano a Sidone, a Tiro, gli abitanti di Sur e di Ochinaa e quelli di Jamnia, anche gli abitanti di Ascalon e di Azoto. Queste sono città filistee, quindi abbiamo un'ampia. Sidone e Tiro stanno a nord-est della Palestina, dove c'è un ampio territorio. Furono presi da grande terrore. E quindi gli inviano proposte di pace. Dice: "Guarda, noi servi del grande re Nabucodonosor ci mettiamo davanti a te, fa di noi quanto ti piacerà, tutto a tua disposizione." E chiaramente queste composizioni avrebbero dovuto allettare Oloferne, ma egli demolì tutti i loro templi e tagliò boschi sacri, perché aveva ordine di distruggere tutti gli dei della terra, vedete, in modo che tutti i popoli adorassero solo Nabucodonosor e tutte le lingue e le tribù lo invocassero come Dio. Questo è. Quindi capiamo come. Guardate che anche tutto quanto il macello che sta facendo il demonio adesso, tutto il pandemonio che sta facendo, è perché lui c'ha sempre questo grandissimo sogno, no? Quindi deve cancellare nella sua follia il nome stesso di nostro Signore Gesù Cristo dalla faccia della terra, e vuole ritrovarsi tutti quanti ai suoi piedi a invocarlo e ad adorarlo come Dio. Questo è. Quindi così capiamo il chiarissimo, ecco, va a leggere le omelie e le catechesi storiche dei grandi maestri di spirito su Giuditta, penso di aver detto in altre circostanze che un tempo, specialmente con i testi dell'Antico Testamento, l'esegesi era quasi esclusivamente allegorica. Attenzione però, era allegorica. Ma il senso letterale non si discuteva, cioè nessuno metteva in discussione la lettera o la storicità dei fatti, ma tutti capivano che il motivo per cui quella storia era avvenuta e quindi era stata poi raccontata dall'autore sacro era di andare oltre la lettera per capirne il significato profondo spirituale. Questo detto in due parole perché tutti possono comprenderlo, no? Ora, quando gli israeliti che abitavano in tutta la Giudea, qui passiamo al capitolo 4, che si cominciano a vedere le reazioni degli israeliti, appresero quello che Oloferne aveva fatto agli altri popoli e come aveva messo a sacco tutti i loro templi e li aveva votati allo sterminio, furono presi da indicibile terrore di fronte a lui e trepidarono per Gerusalemme e per il Tempio del Signore. Vedete, qui c'è il particolare. Essi erano da poco tornati dall'esilio. L'esilio è certamente
quello babilonese, e di recente tutto il popolo si era radunato in Giudea. Gli arredi sacri e l'altare del tempio erano stati consacrati dopo la profanazione, ciò che era successo ai tempi di Esdra e Neemia, quindi dopo il ritorno da Babilonia su intervento del re persiano Ciro. E quindi questi cominciano a mandare messaggeri, eccetera. Il sommo sacerdote ordina di occupare i valichi dei monti, quindi di cercare di organizzare una resistenza. Nel versetto 9 si legge che ogni israelita levò il suo grido a Dio con fervida insistenza e tutti si umiliarono con grande zelo. Con le mogli, i bambini, i loro armenti, forestiere e mercenario si cinsero di sacco i fianchi. Ogni uomo o donna israelita e fanciulli che abitavano a Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio, cosparsero il capo di cenere e vestiti di sacco alzarono le mani davanti al Signore. Mi fermo su queste cose. Vedete da dove viene, per esempio, il rito del mercoledì delle ceneri, no? Cospargere il capo di cenere è un gesto penitenziale biblico. Vedete da dove viene l'abito degli ordini mendicanti? Come si vestiva San Francesco? Il vestito era un sacco, con le maniche, era uno scafandro. Da dove l'hanno preso? Da qui, nel libro di Giona, profeta. Perfino gli abitanti di Ninive, minacciati di distruzione, si vestono di sacco, vestire di sacco. Da questo vestito di sacco è poi derivato per noi, perché non tutti vanno vestiti, insomma, come San Francesco, però la consuetudine di portare addosso uno strumento di penitenza, cioè ruvido, che in qualche modo affligge la carne, che nel corso poi della tradizione cattolica è stato denominato cilizio o cilicio, come uno preferisce, che ha varie confezioni, ha varie fatture, può essere semplicemente un panno di crine che si mette sul petto, oppure delle cinture va variamente acuminate, non troppo, dei corpetti, delle crocette fatte a chiodi, ce ne sono di varie fatture, insomma, che ne sono stati confezionati in giro. E questo perché? Perché nei momenti di difficoltà, alla preghiera, si unisce la penitenza per ottenere grazie da parte del Signore. Questo è un messaggio che rimane universale. Cosa chiede la Madonna sempre? Parliamo solo delle apparizioni riconosciute, così siamo tutti d'accordo, eh? Scusate, ma a Lourdes la Madonna che cosa ha chiesto? Preghiera e penitenza, no? Penitenza, penitenza, penitenza. E a Fatima la Madonna che ha chiesto? Preghiera e penitenza. Preghiera col rosario, penitenza. Io vorrei tanto essere, come dire, quanti hanno preso sul serio gli appelli della Madonna, tuttora validi, e fanno preghiera e penitenza. Nella Chiesa Cattolica, negli ultimi 60 anni, non soltanto che la penitenza non si fa quasi più, ma ne è stata messa in discussione la stessa legittimità. Cioè, c'è gente che va dicendo in giro che penitenza non bisogna farla, perché ha già sofferto nostro Signore per noi, quindi che altro devi fare? A che serve fare queste cose? Queste sono addirittura le cose che mi hanno raccontato, manifestazioni di un paganesimo. Cioè, che tu devi fare chissà che cosa. Quindi questo è il punto. Ora, ogni uomo, donna israelite, fanciulli che abitavano a Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio e cosparsero il capo di cenere. Alzarono le mani davanti al Signore e alzarono il grido davanti al Signore e ricoprirono di sacco pure l'altare. E attenzione,
Il Signore ascoltò il loro grido e volse lo sguardo alla loro tribolazione, mentre il popolo digiunava, quindi oltre che al sacco c'era pure il digiuno da molti giorni in tutta la Giudea e a Gerusalemme e davanti al santuario del Signore Onnipotente. Quindi è questo il momento in cui Dio ascolta il grido del suo popolo. Quindi noi capiamo bene, questo è il primo grande insegnamento di questo testo, che quando si è in difficoltà la prima cosa da fare è pregare e fare penitenza. Bisogna farla anche oggi. Come, quanto e quando il Signore ci ispira, ma che bisogna farla è indubbio. Guardate, il sommo sacerdote Joachim e tutti gli altri sacerdoti che stavano davanti al Signore e tutti i ministri del culto divino con i fianchi cinti di sacco offrivano l'olocausto perenne e i sacrifici votivi e le offerte spontanee del popolo. Quindi comprendiamo, no? Quindi la serietà e la grandezza anche di tutto questo, no? E i sacerdoti e i ministri che sono in prima linea nel fare appunto penitenza. Sacerdoti e ministri in prima linea nel fare appunto penitenza. Mi dicono che purtroppo ci stanno dei problemi di non perfetta udibilità di questa sera. Ecco, facciamo tutti quanti una bella preghiera perché le cose possano andare un pochino meglio. Ok. Quindi continuiamo qui a cospargere di cenere, eccetera. E intanto Loferne però gli viene riferito che gli israeliti non si umiliano come gli altri, ma si preparano a fare la guerra e a fare la resistenza. E allora lui va su tutte le furie e dice adesso un po', dice, spiegatemi un po', ma che popolo è questo che dimora sui monti? E quanti sono gli effettivi del suo esercito? Dove risiede la loro forza e vigore? E qui interviene questo Achior di cui abbiamo parlato, no? E dice, parlo io. Dice, ascolti bene il mio signore la risposta dalle labbra del tuo servo, io ti dirò la verità sul conto di questo popolo. Sentite bene cosa dice. Questo è un popolo che discende dai Caldei. Da dove viene Abramo? Da Ur, dei Caldei, no? E qui fu tutta la storia, Chior era proprio istruito sull'origine di Israele. Dice, guarda, questi dapprima soggiornarono in Mesopotamia perché non vollero seguire gli dei dei loro padri che si trovavano nel paese dei Caldei. Quindi, abbandonata la via dei loro antenati, adorarono il Dio del cielo, quel Dio che essi avevano riconosciuto. Perciò, quelli li scacciarono dalla presenza dei loro dei ed essi fuggirono in Mesopotamia e là soggiornarono per molto tempo. Ma il loro Dio comandò loro di uscire dal paese che li ospitava e di andare nel paese di Canaan. Qui si stabilirono. Poi scesero in Egitto perché la fame aveva invaso tutto il paese di Canaan, ai tempi di Giuseppe, come sappiamo, nei tempi dei figli di Giacobbe che scesero in Egitto a causa della carestia. Là divennero una grande moltitudine, tanto che non si poteva contare la loro discendenza. Ma contro di loro, schiavitù dell'Egitto, si levò il re di Egitto che con astuzia li costrinse a fabbricare mattoni, li umiliarono e li trattarono come schiavi. Allora alzarono supplica al loro Dio. Ed egli
percosse tutto il paese d'Egitto con piaghe, per la guerra non c'era rimedio, per cui gli egiziani li cacciarono dal loro cospetto. Poi prosciugò il Mar Rosso davanti a loro, li condusse sulla via del Sinai, sgominarono tutti quelli che risiedevano nel deserto e dimorarono nel paese degli Amorrei, e con la loro potenza sterminarono tutti gli abitanti di Gesbon, attraversato il Giordano. Tutta la storia della salvezza che sta facendo. Si impadronirono di tutta la regione montuosa, cacciarono lontano da sé il Cananeo, il Perizzita, il Gebuseo, Sichem, il Gergesei, e abitarono nel territorio per molti anni. Attenzione, finché non peccarono contro il loro Dio, erano nella prosperità, perché un Dio che odia il male in mezzo a loro. Ma quando invece si allontanarono dalla via che egli aveva disposto per loro, furono terribilmente sconfitti, molte guerre, e condotti prigionieri in paese straniero. Ricordiamo, no? Il tempo dei giudici, no? Ogni volta che Israele faceva male agli occhi del Signore, poi dopo ancora con i regni, prima la distruzione del regno del nord, 721 di Samaria, e poi l'esilio babilonese, 586. Quando invece tutte queste cose nella teologia biblica sempre causate da cosa? Dal peccato degli israeliti. Quando si allontanarono dalla via che egli aveva disposto per loro, furono terribilmente sconfitti in molte guerre e sconfitte in paese straniero, e condotti in prigione in paese straniero, e il tempio del loro Dio fu raso al suolo da Nabucodonosor, dall'altro Nabucodonosor nel 586, e le loro città furono conquistate dai loro nemici. Ma ora, convertiti al loro Dio, hanno fatto ritorno dai luoghi dove erano stati dispersi e hanno ripreso possesso di Gerusalemme, dove è il loro santuario. E si sono stabiliti sulle montagne che prima erano deserte. Ora, mio sovrano Signore, se vi è qualche colpa in questo popolo perché hanno peccato contro il loro Dio, se cioè ci accorgiamo che c'è in loro questo impedimento, avanziamo e diamo loro battaglia. Attenzione, ma se non c'è alcuna iniquità nella loro gente, il mio Signore passi oltre, perché il loro Signore, il loro Dio, non si faccia scudo per loro. E noi diveniamo oggetto di scherno davanti a tutta la terra. Questo Achior ha fatto un discorso proprio che più saggio non ci poteva essere. Attenzione che il discorso di Achior valeva per gli israeliti, vale ieri, vale oggi e vale sempre. Cioè, la cosa più importante della nostra vita è che Dio sia con noi. Io continuo a ribadire che in tutta quanta la teologia biblica, quando le cose vanno male, voi non avete idea di quanta gente mi contatta, dice: "Da, allora, nella mia vita va tutto storto. Va tutto storto." E certamente, che cosa succede? Quando va tutto storto, il primo responsabile: "Ma avranno fatto qualcosa." Attenzione che purtroppo qualche volta qualcosa c'è. È vero, non sempre. Ma la prima motivazione per cui va tutto storto, la prima cosa che tu ti devi chiedere non è quello che altri ti hanno fatto, ma quello che hai fatto tu. Perché quando in una vita si passa di peccato in peccato, di disobbedienza in disobbedienza, di allontanamento dalla volontà di Dio ad allontanamento dalla volontà di Dio, questo si raccoglie. San Paolo avrebbe detto chiaramente nel Nuovo Testamento: il salario del peccato è la morte. È chiaro che ci sono anche delle situazioni in cui questa ordinarietà fa eccezione, nel senso che ci sono delle esistenze travagliate, tribolate, non perché sono stati fatti un sacco di peccati, ma perché nostro Signore si sceglie qualcuno come vittima o perché lo mette alla prova. Quindi, specialmente dopo Gesù, c'è anche questa dimensione. C'è anche il caso di Giobbe, no? C'è anche il caso di Tobi, come abbiamo visto nel libro precedente. Quindi, non è sempre così. Ma, però, ordinariamente è così. Cioè, se Dio è con noi, dice San Paolo, ma chi sarà contro di noi? Ma se Dio non è con noi, come ci saluta sempre il sacerdote durante la liturgia? Dominus vobiscum, no? Il Signore sia con voi. Sia con voi. E come ha salutato l'arcangelo Gabriele la Madonna? Il Signore è con te, non sia con te. È con te.
E scusate, ma la Madonna, il diavolo che gli ha fatto durante la vita terrena? Sì, la Madonna è la nostra corredentrice, quindi ha sofferto tantissimo. Ma è stato fatto del male alla Madonna? Ha subito violenza fisica? È morta? Tanti dolori sofferti per la nostra redenzione, certo, ma anche tantissime gioie, tantissimi gaudi, no? Ora, che succede? Che Oloferne, anziché ascoltare questa chiorra, avrebbe fatto bene a farlo, diventa una belva. Ah, non avremo certo paura degli israeliti, perché questo è un popolo che non possiede né esercito né forze per un valido schieramento. E sentite che cosa dice Oloferne a questo poveraccio. Dice: chi sei tu, Ochior, e voi mercenari di Efraim, per profitare in mezzo a noi come hai fatto oggi e suggerire di non combattere il popolo di Israele perché il loro Dio li proteggerà dall'alto? Vedete ancora? E chi è Dio se non Nabucodonosor? Questi manderà il suo esercito e li sterminerà dalla faccia della terra, né il loro Dio potrà liberarli. Queste proprio parole di Satana. In persona. Saremo noi i suoi servi a spazzarli via come un solo uomo, perché non potranno sostenere l'impeto dei nostri cavalli. Li bruceremo, non potrà resistere la pianta del loro piede dinanzi a noi, saranno completamente distrutti. Questo dice Nabucodonosor, il signore di tutta la terra. Vedete ancora, no? Principe di questo mondo. Così ha parlato. E le sue parole non potranno essere smentite. Quanto a te, Achior, mercenario di Ammon, che hai pronunciato queste parole nel giorno della tua sventura, tu non vedrai più la mia faccia da oggi fino a quando farò vendetta di questa razza che viene dall'Egitto. Allora il ferro dei miei soldati trapasserà i tuoi fianchi e tu cadrai fra i loro cadaveri quando io tornerò a vederti. Ora i miei servi ti esporranno sulla montagna e ti lasceranno in una città in una delle città delle alture dove stavano gli israeliti, appunto, e tu non morirai finché non sarai sterminato con quella gente. E così fu fatto. Quindi Achior arriva da loro e riferisce le parole del consiglio militare di Oloferne. Allora tutto il popolo di nuovo si prostra ad adorare Dio e alza questa supplica. Signore del cielo, guarda la loro superbia, abbi pietà della nostra umiliazione e guarda benigno in questo giorno il volto di coloro che sono consacrati a te. E poi confortarono Achior e gli rivolsero parole di grande lode. Ozia lo accolse nella sua casa, Ozia era il re di Israele a quei tempi, eccetera, no? Il giorno dopo comincia la marcia di Oloferne, assediano Betulia, e gli israeliti sono terrorizzati, versetto 4 del capitolo 7, quindi adesso questi inghiottiranno la faccia di tutta la terra e neppure i monti più alti potranno resistere. E poi arriva il consiglio dei capi, che dicono: non attaccare costoro come si usa nella battaglia campale. I tuoi gregari vadano ad occupare la sorgente dell'acqua che sgorga alla radice del monte, perché di là attingono tutti gli abitanti di Betulia. La sete li farà morire e consegneranno la loro città. Noi e la nostra gente saliremo sulle vicine alture dei monti, ci apposteremo su di esse per sorvegliare che nessuno possa uscire. Avrai così loro reso un terribile contraccambio, perché si sono ribellati e non hanno voluto venire in contatto con intenzioni pacifiche. Gli israeliti continuano ad alzare supplica al Signore, con l'animo in preda all'abbattimento, perché da ogni parte i nemici li avevano circondati e non c'era via di scampo. Poi qui c'è la lamentela sul momento critico di questi che, stremati dall'assedio, si arrabbiano con Ozia e dice: colpa tua, non hai voluto fare la pace con Israele, no? Scusate, con Oloferne, e adesso non c'è più nessuno che ci possa aiutare. Sembra di sentire, ecco, le mormorazioni degli israeliti nel deserto, no? Quando se la prendevano con Mosè,
Perché dice, ah, siamo stati uccisi dall'Egitto, adesso qui moriamo di fame. Vedete sempre il momento critico. Possiamo fare una piccola attualizzazione, no? Perché Dio ha già ascoltato la preghiera e ha già suscitato giudizio, soltanto che il tempo non era ancora arrivato. Soltanto che gli esseri umani, uomini di poca fede, quando sembra prevalere il nemico, anziché continuare a fare gli atti di fede, vanno in crisi e cominciano a pensare che Dio li abbia abbandonati. Noi no, mi raccomando. Di fuori loro un pianto generale in mezzo all'assemblea, e qui ci deve essere sempre qualche ozia che ci dice: calma, momento, resistiamo ancora un po', perché il Signore ha promesso che interverrà, non è possibile che ci abbandoni. Oh, poi se passeranno questi giorni, vi chiedo questi altri 5 giorni, che non succede niente, allora farò come hai detto voi. Solo che però, ecco qua, proprio nel momento della crisi, il Signore comincia la controoffensiva. In quei giorni Giuditta venne a conoscenza di questi fatti. Qui c'è la storia, l'abbiamo già vista chi era. Marito di Manasse, era rimasto in stato di vedovanza da 3 anni e 4 mesi, e anche lei, guarda un po', si era cinta di fianco, di sacco, e portava le vesti della vedovanza. Digiunava tutti i giorni, eccetto le vigilie dei sabati, i sabati. Vedete, già nell'Antico Testamento il sabato, il giorno del Signore, non si digiuna, no? Le feste e i giorni di gioia per Israele. Giorni in cui non si digiuna. Era bella d'aspetto e molto avvenente nella persona e era ricchissima perché il marito le aveva lasciato oro, argento, schiavi, armenti, terreni. Pur essendo bellissima e ricchissima, quindi capite che non è un peccato essere bellissimi e ricchissimi, neanche oggi, né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo perché aveva grande timore di Dio. Qui comparirà adesso, compare qui questo tema che ci accompagna tutta la seconda parte del libro di Giuditta. Grande timore di Dio. Lei viene a conoscenza delle parole esasperate del popolo di Israele e manda la sua ancella a chiamare Cabrì e Carmì, che erano gli anziani della sua città. Vennero da lei ed ella disse loro. Adesso questo è il primo bellissimo discorso di Giuditta. Lo leggiamo con calma. Ascoltatemi, capi dei cittadini di Betulia. Non è un discorso giusto quello che oggi avete tenuto al popolo e quel giuramento che avete pronunciato e interposto tra voi e Dio di mettere la città in mano ai nostri nemici se nel frattempo il Signore non verrà in vostro aiuto. E sentite cosa dice. Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di sopra di lui in mezzo ai figli degli uomini? Vedete come sembra Massa e Meriba? Chi siete voi? Certo, voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, ma non comprenderete niente, né ora né mai. Noi non possiamo tentare Dio né metterlo alla prova. La seconda tentazione di Gesù nel deserto, no? Buttati giù. Noi non possiamo dare a Dio gli ultimatum. Ah, se entro 5 giorni non intervieni, allora noi facciamo. Che diamo? Gli ultimatum all'Altissimo? Dio interverrà. Non si danno l'ultimatum all'Altissimo. Non possiamo tentarlo. Se non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, ma come potete scrutare il Signore, che ha fatto tutte queste cose e conoscere i suoi pensieri e comprendere i suoi disegni? Ce le sentiamo rivolgere a noi per favore queste parole, ce le vogliamo ricordare tutti, me per primo? No, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se Dio non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, egli ha il pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere dai nostri nemici. E voi non pretendete di ipotecare i piani del Signore nostro Dio, perché Dio non è come un uomo a cui si possano fare minacce, né un figlio di uomo su cui si possano esercitare pressioni.
Allora, la prima cosa che Giuditta fa, rivendica i diritti di Dio. Come si permettono gli uomini di andare a dettare legge al nostro Signore? Se tu non fai questo, oh, noi attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui, supplichiamolo che venga il nostro aiuto e ascolterà il nostro grido se a Lui piacerà. Se a Lui piacerà, ascolterà il nostro grido. Ean e autò areston. Altrimenti no. In realtà in questa nostra generazione non c'è mai stata, né esiste oggi una tribù o famiglia o popolo o città tra noi che adori gli dèi fatti da mano di uomo come è avvenuto nei tempi passati. E attenzione. Ed è per questo che i nostri padri furono abbandonati alla spada e alla devastazione e caddero rovinosamente davanti ai loro nemici. Giuditta sta dicendo, in questa nostra generazione non si stanno commettendo quei terribili peccati fatti negli anni passati e che causarono la devastazione del popolo di Israele. No, non li stiamo facendo adesso. Noi non riconosciamo altro Dio fuori di Lui e per questo speriamo che Egli non trascurerà noi e neppure la nostra nazione. Ah, capite cosa sta dicendo? Quindi possiamo sperare nell'aiuto del Signore senza dargli ultimatum, perché? Perché non stiamo agendo, non stiamo vivendo come idolatri, non lo abbiamo abbandonato. E quindi possiamo sperare che venga il nostro aiuto. Anche perché se noi saremmo presi, resterà presa anche tutta la Giudea e resteranno saccheggiate le nostre cose sante. Dunque, fratelli, dimostriamo ai nostri fratelli che la loro vita dipende da noi e che le nostre cose sante, il tempio e l'altare poggiano su di noi. Per tutti questi motivi, ringraziamo il Signore nostro Dio, che è Lui che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Non siamo noi a mettere alla prova Dio, ma è Dio che mette alla prova noi. Come reagisci dinanzi a questa situazione? Perdi la fede? Perdi la speranza? Tenti il Signore? Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare a Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia di Sira quando pascolava le greggi di Labano su suo materno. Certo, come ha passato al crogiolo costoro con il solo scopo di saggiare il loro cuore, così ora non vuole far vendetta di noi, non ci vuole castigare. No, gli israeliti del tempo di Giuditta non meritavano nessun castigo. Ma è a scopo di correzione che il Signore castiga quelli che gli stanno vicino. Ebrei! Lettera agli ebrei, è per la vostra correzione che voi soffrite. Allora Ozia le rispose: quello che hai detto l'hai proferito con cuore retto e nessuno può contraddire le tue parole. Non da oggi, infatti, è manifesta la tua saggezza. Ma dall'inizio dei tuoi giorni tutto il popolo conosce la tua prudenza, come pure l'ottima indole del tuo cuore. Però il popolo sta soffrendo duramente la sete e ci ha costretti a comportarci come avevamo detto loro, di impegnarsi in un giuramento che non potremmo trasgredire. Giuditta rispose loro: ascoltate, voglio compiere un'impresa che verrà ricordata di generazione in generazione dai figli del nostro popolo. Non fate domande sul mio progetto, non vi dirò nulla finché non sarà compiuto ciò che sto per fare. Le rispose Rozzi e Capi: vai in pace e il Signore Dio sia con te per la vendetta dei nostri nemici. Per fare vendetta dei nostri nemici. E qui si apre appunto la terza parte, quindi abbiamo avuto la prima, la seconda, dove Giuditta emerge, si presenta e parla.
E poi abbiamo l'impresa di Giuditta. Cosa fa Giuditta? Faccia a terra, cenere sul capo, mise allo scoperto il cilizio di cui era rivestita. E nell'ora in cui nel tempio di Gerusalemme veniva offerto l'incenso della sera, supplicò a gran voce il Signore con una preghiera bellissima. Signore Dio del padre mio Simeone, tu hai messo nella sua mano una spada per far vendetta degli stranieri che avevano sciolto la cintura di una vergine per contaminarla. Ne avevano denudato i fianchi a sua vergogna e ne avevano contaminato il grembo per disonorarla. Tu avevi detto questo non si deve fare, ma essi lo hanno fatto. Per questo hai consegnato alla morte i loro capi e quel giaciglio, usato con l'inganno fu bagnato del loro sangue. Ora, Dio mio, ascolta anche me, che sono vedova. Tu hai fatto ciò che precedette quelle vicende, le vicende stesse e ciò che seguì. Tu hai stabilito le cose presenti e le future, e quello che tu hai progettato si è compiuto. Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto: eccoci, perché tutte le tue vie sono preparate in anticipo e tutti i tuoi giudizi sono preordinati. Vedete la grande fede. Noi dobbiamo aspirare ad avere una fede grande, cioè non ci deve scuotere niente, amici cari. Gli israeliti, oggi possiamo, i diavoli o i massoni, chi volete, si sono esaltati nella loro potenza, in superbia per i loro cavalli e cavalieri, e non sanno che tu sei il Signore che stronchi le guerre. Signore è il tuo nome, Kyrios onoma su. In ebraico sarebbe stato Adonai Shemcha, sicuro. Adonai però, non Adonai, cioè la traslitterazione dell'impronunciabile tetragramma, Yahweh, si sovrebbe dire Shemcha, se si potesse leggere. Abbatti la loro forza con la tua potenza, rovescia la loro violenza con la tua ira. Essi hanno deciso di profanare il tuo santuario, di contaminare la dimora dove riposa il tuo nome glorioso, di abbattere con il ferro i corni del tuo altare. Guardate che queste parole sono attualissime. E questa preghiera possiamo farla nostra. Guarda la loro superbia, fa scendere la tua ira sulle loro teste. Noi possiamo invocare l'ira sui nemici di Dio, anche oggi, sui nemici di Dio. Metti nella mia mano di vedova la forza di fare quello che ho pensato. Con la lusinga delle mie labbra, abbatti lo schiavo con il suo padrone e il padrone con il suo servo. Spezza la loro alterigia per mezzo di una donna. Ma non può essere un caso, figlioli miei cari, parafrasando queste parole di Giuditta, che nei tempi, noi siamo nei tempi di Satana, stiamo aspettando la fine dei tempi, perché non è la fine del mondo la fine dei tempi, è la fine dei tempi di Satana. E quando è che il nostro Signore lancia la Madonna? Guardate che fino al 1800 la presenza di Maria nella Chiesa, sì, c'era come venerazione, come tutto, c'erano già due soli dogmi fino al 1800, la maternità divina e la verginità perpetua e basta. Solo una grandissima apparizione, altre erano un pochino minore, quella di Guadalupe. Ma diciamo che Rudebach 1830 segna un, come dire, un inizio di un crescendo che ancora è in atto. Ma noi sappiamo che nel 1830 tutti i semi malvagi dell'illuminismo e della rivoluzione francese che sembravano essere stati stroncati con il congresso di Vienna e con la restaurazione non erano stati stroncati manco per niente. Perché proprio in quell'anno cominciano a organizzarsi le grandi società massoniche e proprio in quel periodo stanno cominciando a predicare Hegel e Marx con tutto quello che avrebbero causato. E quindi che fa Dio? Fa scendere in campo la donna con la D maiuscola e cominciano
a moltiplicarsi le apparizioni mariane. E nel giro di un secolo vengono fatti due nuovi dogmi mariani, 1854 e 1950. Ma io sono, guardate, cioè, io sono, guardate, ci manca il quinto, perché il quinto o segna, l'ho già detto altre volte, io sono sicuro di questo qui, cioè sono sicuro come sogno sicuramente, ma anche come, a mio avviso, si vince facile, si profetizza facile, profetizza in senso lato, tra virgolette. Cioè, la corredenzione mariana, il dogma più contrastato, o sarà il momento in cui attraverso quel dogma viene tagliata la testa di Oloferne, oppure, appena tagliata la testa di Oloferne, la prima cosa sarà rendere omaggio alla Madonna e dire con quel dogma: la testa di Oloferne è stata tagliata dalla corredentrice per mezzo di una donna. Perché? Lo spiega San Luigi Maria Grignion da Montfort. Perché il diavolo rosica. Ecco perché la Madonna non è più grande di Gesù Cristo. La Madonna non è paragonabile al nostro Signore. Però perché nostro Signore l'ha voluta associare? Perché la usa? Perché l'ha sguinzagliata, mi si passi questo termine, in questi tempi che sono i tempi di Satana? Perché lo vuole umiliare. Perché per il diavolo è molto più doloroso essere vinto da una pura creatura, e per di più donna, che non essere umiliato dalla divina onnipotenza. Basta leggere il trattato della vera devozione. E guardate, la tua forza non sta nel numero, né sui forti si regge il tuo regno. Tu sei il Dio degli umili. È del Magnificat, preconizzato in queste parole. Sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, è il salvatore dei disperati. Sì, sì, Dio di mio padre, Dio dell'eredità di Israele, Signore dei cieli e della terra, creatore delle acque, re di tutte le creature, ascolta la mia preghiera, fa che la mia parola lusinghiera diventi piaga e flagello di costoro che fanno progetti crudeli contro la tua alleanza e il tuo tempio consacrato, contro la vetta di Sione e la sede dei tuoi figli. Da a tutto il tuo popolo e a ogni tribù la prova che sei tu il Signore, il Dio di ogni potere e di ogni forza, e non c'è altro all'infuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele. La preghiera termina. Che cosa fa Giuditta? Si toglie il cilicio, depone le vesti, si lava il corpo, si improfuma, si mette il diadema, indossa gli abiti di festa, si mette i sandali ai piedi, collane, braccialetti, anelli, si fa bella. Escono verso Betulia e trovano gli anziani della città e si dirigono verso la sede di Oloferne. Ci fermiamo perché il tempo è scaduto, la prossima volta vedremo l'impresa di Giuditta compiersi. Bene, Dio vi benedica e la Madonna tutti vi proteggano.